Oggi continuiamo il discorso che riguarda la scala maggiore. Abbiamo visto che la scala maggiore di Do, cioè quello che solitamente siamo abituati a fare quando diciamo una scala di Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si e poi di nuovo Do per ricominciare, sono tutti suoni naturali. E abbiamo visto che è formata da due toni, un semitono, tre toni e un semitono, cioè da Do a Re c'è un tono, da Re a Mi ce n'è un altro e sono due. Da Mi a Fa c'è un semitono, ok, quindi due toni, un semitono. Poi da Fa a Sol ce n'è un altro, da Sol a La c'è un altro tono, da La a Si c'è un altro tono e sono tre toni e da Si a Do eccoci con il semitono. E con quest'ultimo Do ricomincia di nuovo la scala. Infatti questo Do viene chiamato l'ottava perché abbiamo fatto le sette note più una che ripete il Do. Questo modello di scala, due toni, un semitono, tre toni, un semitono, è il modello della scala maggiore che l'abbiamo fatto su quello di Do. Ma lo stesso modello uguale c'è su tutte le scale e quindi se noi analizziamo per esempio la scala di Sol, vedremo che per essere uguale come modello a quella di Do avrà bisogno di un'alterazione e vediamo perché. Quindi parto da Sol e faccio Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa e poi di nuovo Sol. Vediamo i toni e i semitoni che corrispondono. Abbiamo detto che prima ci devono essere due toni e un semitono e poi tre toni e un semitono. Vediamo. Sol, La è un tono, ok. La, Si è un altro tono e ne abbiamo fatti due. Si, Do, ecco il semitono e corrisponde due toni e un semitono. Andiamo avanti, quindi Sol, La, Si, poi viene il Do e abbiamo detto fino a qui. Do, Re, un tono. Re, Mi, un altro tono. Mi, Fa, ecco qui c'è solo un semitono, quindi già non corrisponde più, perché noi adesso dobbiamo fare tre toni. Invece ne abbiamo fatti due e mezzo. Perché? Fino al Sol, La, Si, Do, Re, Mi ci siamo. Da Mi a Fa c'è un semitono. Quindi come dobbiamo fare per ottenere un tono? Dobbiamo mettere il diesis su Fa. Ed ecco che da Mi a Fa diesis abbiamo ancora il nostro tono, quello che ci serviva, che andando avanti, da Fa diesis a Sol, ecco che abbiamo il semitono. Come nella scala Mi Do, nella scala di Do c'era Si Do, l'ultimo semitono, qui nella scala di Sol abbiamo Fa diesis Sol. È così che corrispondono in modo corretto due toni, un semitono, tre toni e un semitono. Adesso li analizziamo di nuovo, così li vediamo meglio. La scala di Sol, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, giusto? Quindi Sol, La, 1, un tono. La, Si, un tono. Si, Do, mezzo tono. Abbiamo fatto due toni e mezzo. Adesso Do, Re, un tono. Re, Mi, un altro tono. E sono due. Mi Fa diesis, un altro tono, sono tre, Fa diesis Sol, un semitono per ricominciare di nuovo la scala con il Sol. Ecco, questo modello di scala è il modello di scala maggiore che per essere sempre uguale, due toni, un semitono, tre toni, un semitono, avrà bisogno delle alterazioni. In questo caso, quella di Sol ne aveva bisogno soltanto uno, soltanto un diesis, e infatti bastava fare il Fa diesis perché così la scala
rimanessi giusta con il modello giusto di scala maggiore. Perfetto. È chiaro che nella scala di Re ci saranno più alterazioni, nella scala di La ce ne saranno di più ancora, nella scala di Mi ancora di più di diesis. Ma perché? Perché devono corrispondere il modello di scala maggiore, due toni, un semitono, tre toni, un semitono. Questo si spiega adesso il perché. Quando abbiamo fatto l'accordo di settima di dominante di Re, che si fonda sulla scala di Sol, perché la dominante, se vi ricordate, è il quinto grado della scala. Se suono sulla scala di Sol, abbiamo Sol che è il primo, La, Si, Do, Re. Ecco, il quinto è Re, quindi la dominante è di Sol è Re. E qui si fonda l'accordo di Re di settima di dominante. E come è formato l'accordo di Re settima di dominante? Da Re Fa diesis, eccolo qui. Ecco perché c'è il Fa diesis e non il Fa naturale, perché nella scala di Sol abbiamo visto che c'è questo Fa che deve essere diesis. Quindi Re, Fa diesis, La e Do. Queste sono le quattro note che formano l'accordo di Re settima, perché come abbiamo spiegato in precedenza, l'accordo minore e maggiore è fatto da tre note, costruito su tre note, la prima, la terza e la quinta, cioè scusate, il primo, il terzo e il quinto grado della scala. La scala in questione, in questo caso, è quella di Sol che stiamo dicendo, quindi Sol, Si, Re, primo, terzo, quinto è l'accordo di Sol maggiore. Se aggiungo la settima nota, Sol, Si, Re, Fa, ecco che abbiamo l'accordo di Sol settima. L'accordo di Sol settima si fonda invece sulla scala di Do, perché è il quinto grado della scala di Do. Ecco perché qua i suoni sono tutti naturali, perché abbiamo visto che la scala di Do maggiore sono tutti suoni naturali, quindi anche il Sol settima, accordo di settima di dominante, si forma su questi quattro suoni naturali, Sol, Si, Re, Fa. Mentre il Re settima che si fonda sulla scala di Sol, perché è il quinto grado della scala di Sol, il Re, Re, Fa diesis, La, Do. Questo è il motivo perché c'è questo diesis sul Fa. Ok. Ne parleremo ancora, si capirà ancora meglio andando avanti. Questi concetti si ripetono, magari c'è un diesis in più o un bemolle, quello che volete, ma il concetto, il ragionamento è sempre lo stesso. Va bene, alla prossima, ciao ciao!